Tommaso Mannato, il nuovo libro Abbasso il calcio e viva il pallone. Cosa rappresenta questo libro, questo titolo racchiude un mondo in pratica? Ma è una semplice considerazione su quello che è il calcio, il panorama del calcio attuale. Chiaramente nasce da un mio stato emotivo, nel senso che non mi ritrovo più in quello che è il calcio di adesso e cerco di interrogarmi sui perché e i per come, per cui alla fine nasce una diatriba fra due amici palloni che rappresentano l'uno il calcio di una volta e l'altro il calcio attuale e cerchiamo di uscirne fuori da questa situazione. Tu sei anche un procuratore, voglio farti un domandone. Il ruolo del procuratore, che ruolo occupa appunto in questo passaggio dal pallone al calcio? Ma il procuratore ha assunto nel tempo sempre un'importanza maggiore, essendo diventato più che altro un mondo di business, di economico. È chiaro che l'aspetto dei procuratori e l'importanza dei procuratori è diventata veramente predominante, forse troppo. Ci sta una soluzione per uscire da questo business e tornare magari a quello che era il calcio di una volta? No, non c'è questa soluzione, perché è chiaro che ormai il calcio va avanti a mille all'ora, quindi è difficile poterlo portare in quei termini, in quelle situazioni. È chiaro che dobbiamo accettare quelli che sono anche gli aspetti positivi di questo calcio nuovo. Ce ne sono tanti, ma dobbiamo rimanere anche sempre con l'animo e la passione del calcio di nuovo. Grazie. Questo è un libro che nasce da una riflessione che viene da dentro da un po' di tempo, nel senso che io, che come tanti miei amici anche qui presenti, ho avuto questa, cioè ormai io ho 63 anni, ma diciamo che sono 55, 56 anni, insomma, che vivo con il pallone. È una malattia in comune che ho con diverse persone e questa malattia, questa mia passione, a un certo punto, soprattutto negli ultimi anni, è andata scemando. Questa per me è stata un grave colpo psicologico, cioè mi svegliavo e dicevo: ma perché? Non riesco più a vedere una partita, non riesco più a capire che cosa, che non provo emozioni a vedere uno spettacolo che mi ha sempre appassionato. Per cui è partita questa analisi all'interno di me stesso per cercare di uscire fuori da questa apatia pallonata. E così chiaramente, insomma, cercavo di capire anche attraverso il confronto con gli amici, l'abbiamo fatto tante volte, dove era il nocciolo della questione. Poi un giorno, vi racconto un po' quella è la trama di questo libro, un giorno per una serie di coincidenze mi ritrovo presso il mio vecchio campo sportivo dove ho cominciato a giocare a Portici e lì succede un fatto particolare, mi succede un fatto veramente incredibile. Mi ritrovo in questo stadio che è chiaramente abbandonato e vuoto e all'interno veramente della macchina in cui mi trovo, mentre sto per ritornare a casa, sento due voci all'interno di questa macchina e sono due voci che praticamente me li ritrovo sul sedile posteriore della macchina e sono questi due signori che vedete qui. Uno mi compare, uno da una parte un pallone, il vecchio Super Santos, che si chiama Sandros, e l'altro invece è un pallone nuovo che si chiama Galactic e che rappresentano le due entità del calcio, cioè questo rappresenta il vecchio pallone e lui rappresenta il nuovo calcio. Iniziamo a fare un confronto su diverse tematiche, sono 10 tematiche che andiamo a spulciare, e su queste tematiche uno e l'altro dicono le loro condizioni e il loro perché io dovrei scegliere l'uno o l'altro. E quindi nasce questo confronto bellissimo tra tutti e tre, e alla fine di ogni capitolo, per ogni tematica, andiamo a chiamare e facciamo intervenire un esperto del settore. Il pallone è l'essenza proprio di gioco dei bambini. Il pallone non ha cultura, il pallone non ha colori, anche se nella sua fisicità è multicolore, quindi lega tutte le culture, tutte le nazioni, tutti i bambini. Prendere un pallone e lanciarlo in un campo da gioco, in qualsiasi parte del mondo, anche se non parliamo la stessa lingua, tutti ci corriamo dietro come forma di gioco. E questo è il messaggio che si deve dare con Tommy, dire tornate a vivere il pallone come forma di aggregazione culturale, come forma di aggregazione sociale, interscambio, perché se tu metti passione nelle cose riesci a raggiungere degli obiettivi, che è quella che noi vediamo che manca sempre di meno, cioè molti fanno le cose tanto per fare, lo possiamo dire nello sport come lo possiamo dire nella politica, ci sono moltissimi che si trovano in politica ma non hanno passione, anzi vedono
la politica come lo sport come uno scorciatoio nella vita. Molti iniziano a, per esempio, quando portano i bambini a giocare a calcio, non è che portano per trasmettere la passione per il calcio e per il pallone, non ci vuole, ma portano perché possono guadagnare i soldi, possono diventare ricchi. Io ho allenato anche giocatori importanti, mi sono allenato con giocatori importanti e la differenza che notavo, soprattutto in questi giocatori importanti, in questi campioni, tipo Chinaglia, Paciara e altri giocatori, era proprio la volontà, l'amore verso il calcio, verso il pallone. Ero più che mai il discorso che non c'è adesso quell'appartenenza alla proprio, al proprio club, alla propria squadra, paradossalmente nemmeno da parte dei dirigenti, come giustamente dicevi tu. E io parlo di un'esperienza personale che onestamente proprio per la mia formazione giuridica mi turba sempre, e cioè oramai non si dà neanche più importanza agli impegni contrattuali. Questa è la cosa paradossale a mio avviso, perché fare un accordo contrattuale per chi appunto ha studiato legge, ma penso un po' per tutti, è sempre sinonimo di un impegno serio, e questo lo era anche per il calcio, no? Oggi nemmeno quello. Se paradossalmente uno sponsor interviene con un'offerta migliorativa economica, quindi al di là della bellezza della maglia, al di là della, si lascia il vecchio sponsor per andare dal nuovo sponsor. Infatti non condivido chi indossa una divisa e magari domani rinnega i valori di quella divisa, o insomma mi collego al discorso che abbiamo fatto. Quello, volendo mutuare un po' le parole di Pina, è il contratto dell'anima. Sì, 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 io dico sempre che allora, ogni volta che è capitato che mi abbiano dato una divisa per rappresentare l'Italia o per rappresentare anche la mia squadra, perché io sono legata anche al colore della squadra, non solo ai colori della nazione, appena tornavo a casa dovevo provare tutto, dovevo vedere come mi stavo, perché è sempre stato veramente... Sì, 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 e lo sarà sempre. È molto importante recuperare la dimensione della tradizione, della marcord, del fascino, degli odori anche che portava con sé il pallone, che Tommaso Mandato è stato abilissimo a raccontare, lui che il pallone lo ha vissuto.